Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Clash Royale. Quest'oggi, allora, innanzitutto voglio chiarire una cosa. Voi vedete la mia faccia iperilluminata perché ho qui il faro, cioè non il faro, in realtà è la lampada che metto in questo modo per fare un po' più di luce. Ma questo è il motivo appunto per cui mi vedete con la faccia illuminatissima. E dietro non ho idea di come si veda, però ho acceso anche la luce della stanza. Dovrebbe vedersi bene, ma in ogni caso basta, lasciamo perdere queste cose. Siamo su Clash Royale. Allora, come vedete qui dallo schermo c'è la sfida leggendaria che io fino adesso non ho mai fatto perché volevo farla appunto insieme a voi. Quindi direi di iniziare subito. Dobbiamo creare il nostro deck. Un mio amico in realtà mi ha suggerito un deck da fare, quindi adesso lo andremo a vedere. Allora, prova sto deck. Fornace, gigante, strega notturna. L'hanno nerfata però. Fornace, gigante, strega notturna. Vabbè, dai, proviamoci lo stesso, magari. Ah, fornace. Non lo so sinceramente, però proviamoci, tutto può essere. Allora, facciamo la prima battaglia. Come sapete, alla fine di questo riusciremo a vincere. Perché mi c'è in spagnolo? Comunque, riusciremo a vincere un baule leggendario. Noi, ovviamente, non ci riusciremo mai. Scordatevelo proprio, levatevelo proprio dalla testa. Però, comunque, ci proviamo. Comunque, vediamo di guadagnare qualche ora. Allora, io ho messo la fornace qui perché è Wart. Lui non sta facendo un cazzo. Non ho capito il perché, sinceramente, di questa cosa. Però, vabbè, noi continuiamo. Io calo anche la strega notturna. Visto che, anche se da nerfata, io non so quanto possa essere utile. Però, vabbè, dai, vediamo un po' come funziona. Allora, attenzione, allora io uso subito la palla di fuoco. Ok, e anche un tronchetto. Ok, il tronchetto è stato preventivo. Arriva fino là, ottimo, ottimo. Ok, ragazzi, ci siamo arrivati in culo. E lui ha perso la torre perché la strega notturna è arrivata in sottotorre. Allora, utilizziamo un altro cannone a rotelle. Vediamo se riusciamo a fargli le 3 stelle. Io ne dubito, sinceramente. Non so come la torre sta colpendo. Oh mio Dio, oh mio Dio, fucking Dio. Cioè, gli abbiamo fatto le 3 stelle. Oh no, 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 dai, dai, per favore, levati dal cazzo. Ok, dai. Oh mio Dio, l'abbiamo fatto le 3 stelle? Oh mio Dio! Con la strega notturna nerfata. Vabbè che questo è stato proprio ritardato. Ha sprecato l'Elisir in quantità assurda. Quindi, sinceramente, non giocate come lui. Allora, qui abbiamo già il baule della corona da aprire. E anche un baule magico. Bello, speriamo di trovare una bella carta. Manco la epica mi dà, sei un pezzo di merda. Ah, facciamo subito la seconda battaglia. Questo qui diciamo che è stato molto scarso, proprio se devo essere sincero, non è stato per niente forte. Speriamo che, cioè no, speriamo sia scarso anche questo. In realtà non è che me ne freghi più di tanto di trovare avversari validi. Allora, no, questo parte subito in quarta, quindi questo non è assolutamente un pezzo. Allora, vai strega notturna, ci devi aiutare tu. Ok, perfetto, io metto anche il mega sgherro, dai, forza. Strega notturna, però devi spawnare un po' più di pipistrellini del cazzo, perché sennò qua non riesco. Oddio, non morire. No, io metto anche questo, vai, che cazzo me ne frega. Vai, non morire, strega notturna. Fai schifo, strega notturna, però dai. Ok, però noi gli siamo arrivati sotto torre, ragazzi. Cioè, è assurdo, le abbiamo buttato giù la torre. Incredibile, incredibile veramente. Io adesso mirerei più che altro a difendermi perché. Oddio, grazie, grazie. Manzanda! Riteneva proprio, riteneva. Cioè, ragazzi, non ci posso credere. Un altro. Abbiamo già vinto i primi quattrini. 1000. Buono, ho ricompensato che oggi ho comprato una cimitero, una orda di scheletri. Vabbè, oh, ragazzi, noi andiamo avanti. Sì, vabbè, ma tanto perderemo perché è impossibile arrivare all'ultima vittoria. Cioè, è veramente assurda la difficoltà. Vieni qua, non ti fa. Ok. Vai, sparisci. Ok. Allora, visto che ormai abbiamo attaccato di qua, io metterei la fornace di qua. Col mini pack, ovviamente, non ci arriverà mai. Anche lui sta usando la strega notturna. Non sai che è stata nerfata? Baby, devi saperlo questo fatto. È importante. Anche lui, quando vedrà la mia strega notturna, penserà: ma perché questo è down che la usa ancora? Nonostante il nerf. Vabbè, però noi ci proviamo. Io, quanto vedo, la gente continua ancora a utilizzarla. Quindi, boh, mi unisco anch'io alla massa di ritardati. Io spero non siano tutti veramente ritardati. Andiamo con il mega sgherro. Attenzione perché ci ha calato addosso tanta roba. Ok, con la palla di fuoco là è stata veramente fatale. Un'altra hit. No, perché c'è quel bastardo là dietro che rompe i coglioni parecchio. Allora, mettiamo un mini pekka qui. Ok, siamo riusciti a difenderci discretamente. Perché il tronco adesso ha un range inferiore, perché altrimenti avrei colpito almeno la torre. Ok, però intanto i patatini arrivano sotto torre, quindi è buono così. Allora, vai fornacella, vai. Questa sarà una sfida molto più interessante perché il ragazzo sa giocare, si vede che sa giocare, quindi, insomma, vedremo un po' come riusciamo a fare. Lui è partito con la stessa strategia che abbiamo usato noi, quindi adesso però andrei sulla difesa, quindi utilizziamo il cannone a rotelle, sempre se si usa per difendersi, in realtà non lo so. No, mi sa che non lo prende, ma ok, l'ho preso.
Mi serve questa carta qua. Ok. Ok, ok, ok. No, e dai, è riuscito a tirarmi la hit, sto figlio di puttana. Perché c'era la cazzo di pipistrelli di sta minchia. Ok, cioè io allora sto a 2077 e lui a 2027. Quindi sono in vantaggio io, ma cioè non è un vantaggio manco per il cazzo. Quindi cioè, non è per niente un vantaggio. Allora, lui ha messo la Valchiria che fino adesso non me l'aveva mai fatta vedere. Questa frase è un po' ambigua. Allora, mettiamo la furnace. Allora, lui qui ha messo tanta roba. Io non so se riesco a prendergliela tutta. Credo. Ok. Allora, la strega notturna lì mi sta aiutando. Allora, lì non serve a un cazzo supportare. Ok. Io metterei un gigante. Ok, lui ha fatto una palla di fuoco che è più orribile non ce n'era. Quindi metterei un'altra strega notturna. Vai, cannone, tu mi servi però, eh. A posto, perfetto. Io metterei anche un mega sgherro. E mi sa che abbiamo vinto, ragazzi. Mi sa proprio che abbiamo vinto. Abbiamo fatto davvero una bella partita. Io sono contento di questa cosa. Questo qua continua a rompere. A me ne frega più. E noi abbiamo vinto, ragazzi. Abbiamo vinto anche un'altra partita. Incredibile. Incredibile, proprio lui. Minchia, 3 partite vinte con una facilità assurda. No, in realtà facilità no. Questa dai. Magari forse le prime due, ma questa qua, no, già era un po' più difficile. Che si vince qua? 40 rare. Ragazzi, ci dobbiamo arrivare. Allora, questa è l'ultima sfida. Probabilmente questo video lo suddividerò. Lo suddividerò in diverse parti. Vai, Furnace. Allora, lui parte subito così. Io devo fare così. Vai, fammelo fuori. Eh sì, vabbè, però tua madre zoccola, però. E dai. E dai, mannaggia quella puttana. C'è bisogno della palla di fuoco. Ah no, ok. Va bene. Allora, va bene. Allora, qui siamo di fronte a una scelta particolarmente difficile. Io però ho già risolto. Perché lui ci ha attaccato da quest'altra parte, vedendo appunto la furnace da qua. Ora però lui dovrà subire il nostro attacco, perché altrimenti non è giusto. Allora, visto che c'è quel coso, io non userei la strega, ma userei appunto il cannone a rotelle. L'unico problema che io non ho messo in conto, perché appunto io non lo gioco sto coso, è che va troppo veloce e quindi non riesco a calcolare bene questo fatto. Ok, ho sprecato praticamente il tronco. Pop, pop. Vai, colpisci. Madonna. Ok, mamma mia, i danni. Allora, te vai col mini pecca. Vai, mini pecca, aiutami tu. Dai, che adesso fai più danni. Ma sempre la hit, sempre purtroppo la deve fare. Ok, allora, mini pecca ci sta proteggendo indirettamente anche dal mega sgherro. Lui non penso calerà qualcosa, perché ovviamente è intelligente, capisce che il mini pecca non riesce ad arrivare sotto torre. Noi mettiamo un'altra furnace, lui replica con una fulmine bella, però intanto i patatini comunque in culo ti arrivano, quindi io azzarderei a mettere un gigante, anche perché lui il domatore non dovrebbe avercelo. Il problema adesso è che lui ha sempre quel cazzo di boia, e il boia, ecco appunto, manco a dirlo, è un cazzo di problema. Allora, il cannone a rotelle lo mettiamo adesso. E poi metterei anche... Lui dovrebbe avere la tornado in genere tutti. Oh mio Dio, il cannone mi ha focussato la cosa giusta. Meno male, meno male. Allora, la tronco ha colpito anche la torre, quindi meglio di così non potrei dire. Ok, il cannone alla torre mi ha focussato. Cioè, ha focussato direttamente la torre. Ma è fantastica sta carta. Allora, lui mi sa che si è incazzato. E vabbè, ma a me non me ne frega proprio un cazzo. Allora, facciamo così. Io ho anche sprecato l'Elisir. Io spero che lui si sia arreso, perché voglio vincere easy. Facciamo le 3 stelle. Mi sa... Sì, ce le fa fare tranquillamente. Perfetto. Perfettissimo, oserei dire. Mamma mia, ragazzi. Utilizzate anche voi questo deck. Io ringrazio ufficialmente Andrea per avermelo consigliato. Grazie veramente tanto. A quanto pare la strega notturna è ancora forte. Cioè, in realtà non è che l'abbiamo utilizzata tanto in questo deck, però da quello che ho visto comunque è ancora forte sta strega. Quindi non è che l'hanno completamente uccisa. Si riesce ancora a giocare. Quindi, ragazzi, grazie mille per aver visto questo video. Io spero vi sia piaciuto. Noi ci vediamo con la prossima parte di questa sfida leggendaria, dove spero riusciremo a continuare la nostra avventura e qui in mezzo a tutte queste carte. Grazie a tutti, ragazzi, e ci vediamo come sempre al prossimo video. Ricordate di lasciare un bel mi piace, ricordate di iscrivervi al canale. Io come al solito lo dico sempre alla fine, perché sono autistico. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da ChessNotX. Let's get down to business. Hey!